Ma secondo me fino a quando ne parleremo in una chiesa piuttosto che in un programma televisivo è normale che gli diamo importanza e per questo penso che si continuerà fino alla noia, anche perché diciamo che se noi non pensassimo a loro e non ne parlassimo è normale che loro non avrebbero niente da dire oltre a tifare. Le discriminazioni territoriali purtroppo sono il male del calcio, come dicevo prima, essere bianchi, neri, gialli, eterosessuali, omosessuali, l'importante è vivere la vita come ognuno desidera, per questo io penso che dobbiamo dire basta anche nel parlare e dare alito a tutto questo. Sono dell'idea invece che comunque è giusto anche parlarne, è giusto che si provi a sensibilizzare un po' la cosa perché, come ha detto Fabio, giustamente a certi scemi è bene non far testa e cercare di non calcolarli, però se poi uno fa finta di niente, poi questi prendono anche coraggio e dicono vabbè, tanto non mi fanno nulla, tanto non vengo punito, e magari anche peggio, invece. Se si cerca comunque di parlarne, di sensibilizzare la cosa, credo che ci pensino due volte prima di fare un gesto del genere che ormai insomma, è sotto gli occhi di tutti. E quindi, voglio dire, ci vuole anche del coraggio adesso a fare certe uscite. Condanno e sono del parere che bisogna individuare la persona e buttarla fuori dallo stadio, però allo stesso momento, se questa cosa si ripete, il mio messaggio era quello di dire che forse dobbiamo trovare un'altra strada, perché come ha detto Federico, pure io sono del parere di essere sensibili verso questo discorso, ma stiamo vedendo che comunque non ci stia riuscendo, è normale che poi per 2 o 3 ore si parla la domenica sera in una trasmissione. Il tifoso, tra virgolette, quello ignorante, è normale che sa che è protagonista in tutte le televisioni, ecco. Per cui penso che poi calcisticamente parlando è normale che Federico ne ha avuta più di una, però sono convinto che il campionato è ancora lungo e potrà dare il suo contributo. Comunque anche a noi fa sempre molto piacere venire in un luogo così, vedere ragazzi da più parti del mondo, di diversa etnia, parlare, ridere, scherzare insieme. È ovvio che sono soddisfatto perché io sono parte del Cagliari e vedere il Cagliari andare così bene e poter esserne parte è per me un orgoglio, ma per ora ho avuto poche possibilità di giocare, però è ovvio che il campionato è ancora lungo e mi auguro di poter dare il mio contributo, il più possibile da qui alla fine.